Un ben ritrovato a tutti gli appassionati di basket, qui Emanuele Maffezzoni che vi parla dal Pala Moretto di Desio, dove tra pochi minuti per la 15ª giornata del campionato nazionale di Serie B All Wild West, girone B, andrà in scena la sfida tra la Pallacanestro Radesio, sponsorizzata Rima Desio, e la Pallacanestro Crema. Qui accanto a me in cabina di commento, come al solito, Luca Meda. Ben ritrovati a tutti, dopo le vacanze si torna a giocare al Pala Moretto. Desio è reduce da 8 sconfitte consecutive, Crema da 5, 7 nelle ultime 8, però è uno scontro salvezza, vediamo chi è che riuscirà ad avere la meglio quest'oggi. Potremmo definirla la partita della paura, visto che entrambe le squadre hanno 6 punti, frutto di 3 vittorie a fronte di 11 sconfitte, e insieme a Lugo sono all'ultima piazza in classifica. Come detto, entrambe le squadre non stanno attraversando un ottimo periodo. Desio ne ha perse 8 di fila. Crema ha perso 7 delle ultime 8. Ha esonerato l'allenatore Paolo Lepore, ma l'arrivo di Luigi Garelli, bolognese, tanta Serie 2 per lui, con sulle panchine di Verona, Sassari, Vigevano e Forlì, tra le altre, non ha invertito questo trend. E diciamo anche che il presidente Donarini è dimissionario per Crema. Oggi è vitale vincere per entrambe le squadre. Vediamo i quintetti, con Crema che parte con Montanari, Pedrazzani, Norcino, Nicoletti e il numero 13 Legnini. Desio risponde con Perez, Busetto, Brown, Lenti e Giacomelli. Ricordiamo che l'incontro è diretto dai signori Fulvio Grappassonno di Lanciano e Simone Sette Panella di Rosetto degli Abruzzi. Palla 2, la vince Desio. Si comincia, buona partita a tutti. Busetto porta avanti il primo pallone per Desio. Viene a prendere palla Perez con un nuovo taglio di capelli. Si butta dentro, viene chiuso da Montanari, si appoggia al ferro, forzatura, non l'inizio che ci si aspettava. E Crema che gestisce il primo possesso offensivo con Montanari, si va da Enie per Norcino dalla media, conclusione che non va, il rimbalzo è di Brown. E Desio che prova a tornare in avanti ancora con Busetto. Busetto gioca a due con Lenti, che però è chiuso, forse con un fallo, da Nicoletti. Non è così per gli Arus, da Pedrazzani, scusate, Montanari già dall'altra parte, forse con l'infrazione di passi. Si va da Emanuele Nie, che scarica fuori per Pedrazzani, tiro piazzato dalla media, solo rete, primo vantaggio di serata è per Crema. Bel canestro di Pedrazzani, lasciato completamente libero dalla difesa di Desio. Ora in attacco Busetto, la cede a Lenti, consegnato per Giacomelli. Giacomelli, viene fischiato un fallo a Enie, suscita dei blocchi di Brown. Si lamenta il numero 8, ma la rimessa sarà comunque per Desio sotto canestro. Se ne incarica Giacomelli. 14 secondi sul cronometro. Cerca e trova Brown. Marcato da Enie, va fuori per Perez. Perez ha spazio, palleggia, rischia il fallo in attacco, ritrova il pallone, gioca due con Lenti, da solo, appoggia il tabellone, il primo canestro di serata per Desio, 2-2, Montanari, marcato stretto da Busetto, che rischia di commettere fallo, si butta dentro Montanari. Trova Norcino che attacca al ferro, appoggia il tabellone, perso da Giacomelli. La palla ancora per Busetto, supera la metà campo. Aspetta qualche movimento dei compagni, poi va nuovamente da Lenti. Giacomelli che ha di fronte a sé Legnini. Brown finta di attaccare, chiama il blocco di Lenti, rischia anche lui di perdere il pallone. 5, 4, deve forzare Giacomelli da 3. Giacomelli, primo vantaggio per Desio sul 5-4. Intanto invitiamo tutti i nostri aficionados che sono collegati a mettere un like alla nostra pagina, un video
Busetto difende forte e forza una palla persa a Montanari, che è il miglior marcatore di Crema in stagione. Dall'alto dei suoi 18 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media, Montanari l'anno scorso nella seconda metà di stagione a Palermo aveva cominciato l'anno a Palestrina, lui che aveva già giocato a Crema 3 stagioni fa. Busetto riceve palla contro Norcino, prova a avvicinarsi con il palleggio, si appoggia al ferro, pallone che viene accolto dal tabellone, massimo vantaggio Desio sul 7-4 quando mancano 6 minuti e 54 secondi sul cronometro del primo quarto di gioco. Norcino contro Perez, va da Eni e in punta torna da Montanari che guarda per un attimo il ferro, Montanari contro Brown, fischiato fallo a Brown che chiede un hooking da parte di Montanari. Brown però non è riuscito a contenere il primo passo con lo scivolamento, mentre l'arbitro fa spostare il dirigente accompagnatore dalla panchina, lo fa avvicinare al tavolo. Niente di che, Norcino si incarica della rimessa, si va ancora da Montanari, Montanari ancora per Norcino che si alza da 3 punti da dietro l'arco ed è una tripla che impatta la partita a quota 7. Una bella conclusione con lo step back senza marcatura della difesa. Adesso c'è dall'altra parte con Giacomelli. Giacomelli che va da Brown, riceve palla Perez, si va ancora da Lenti. Lenti che rimette in mano la palla al dominicano che poi con una magia trova il fondo della retina ed Esio torna a condurre 9-7. Dici bene, gran canestro di Perez. Siamo già dall'altra parte con Montanari che va da Norcino, trova libero Pedrazzani, ancora dal play di Crema. Enie palleggia un po' troppo, trova Montanari, un consegnato, si alza da 3, fallo ingenuo di Giacomelli che tocca il braccio destro del numero 32 ospite e saranno 3 tiri liberi pesantissimi. Crema aveva costruito davvero poco in questa azione ed è comunque riuscita a lucrare 3 tiri liberi per un'ingenuità di Giacomelli. Il primo va a bersaglio per quello che è il miglior realizzatore della squadra ospite con oltre 18 punti di media. Con un po' di fortuna entra anche il secondo, ne avrà a disposizione un terzo. Manda a bersaglio anche questo. 10-9, torna in vantaggio Crema, supera la metà campo Busetto, aspetta l'uscita di Giacomelli, poi va da Lenti, rischia di perdere il pallone, Giacomelli ha spazio, si alza da 3, questa volta il ferro gli dice di no, può ripartire Crema, sempre con Montanari, batte sul palleggio Perez, che però gli intercetta il pallone, rischio di infrazione di campo, poi Nie con spazio da 2, manda a bersaglio il 12-9 per gli ospiti quando Busetto supera la metà campo. Parziale di 5-0 per Crema che rimette la testa avanti e va a condurre di 3 lunghezze. Brown si cerca dentro Lenti, forse spinto da Pedrazzani, non per l'arbitro, prova a correre in contropiede Enie che poi libera per Pedrazzani che mette giù pallone e poi palla persa e campo non per gli arbitri. Pedrazzani dalla media 7-0, 14-9 per Crema. Perez, Giacomelli ancora per Perez, ancora per Giacomelli, gli salta addosso Pedrazzani che protesta nonostante il vistoso fallo. È solamente il secondo fallo di squadra per Crema, quindi ci sarà una rimessa in zona offensiva per Desio con 14 secondi sul cronometro dei 24, rimessa dal lato lungo del campo in cui se ne incarica Giacomelli che va da Lenti, Lenti per Perez, Perez ancora per Giacomelli, Giacomelli in avvicinamento dietro la schiena per Lenti che segna con il contatto da parte di Marco Legnini e quindi ci sarà un tiro libero supplementare per il lungo classe 96 livornese ed Esio può tornare a meno 2.
Desio che non sta tirando affatto bene i liberi nelle ultime uscite, percentuale intorno al 50%. Vediamo nella giornata odierna come saranno le percentuali. Solo rete per Lenti, meno 2, palla in mano Crema. Norcino, il play classe 93, marcato da Perez, cede il pallone a Montanari, che entra poi da fuori dai Nieghi, si alza da 3 con spazio. Secondo ferro, ma il rimbalzo è per bel gioco per Di Crema, con Montanari che trova Enie sotto canestro, che aveva tagliato in precedenza, mandando fuori giri la difesa desiana. Due punti appoggiando al tabellone per il più 4 sul 16-12. Perez va da Lenti, che gli riconsegna il pallone, sfrutta il blocco, rischia di scivolare, va dentro, finta, controfinta, appoggia delicatamente, trovando un altro canestro Perez per portare Desio ad un solo possesso di distanza, con 3 minuti e mezzo da giocare nel primo quarto. Norcino scivola, perde il pallone, forse no, lo ritrova Enie, che decide di attaccare il ferro in maniera abbastanza goffa, poi va fuori da Legnini, che si alza da 3, il rimbalzo questa volta lo trova Perez e Desio può ripartire con calma. Va da Brown Perez, Brown da Giacomelli, poi sotto da Lenti. Lenti prova a far valere il fisico, viene fischiato fallo al numero 8. È il quarto di squadra, non è ancora in bonus Crema, quindi avrà un possesso Desio. Si incarica della rimessa Giacomelli, con 14 secondi sul cronometro. Esce Brown a prendersi il pallone, poi va subito da Lenti. Perez attacca, poi gioca a due con Lenti. Il pallone è difficile, Lenti lo controlla a 5 secondi, 4, 3, si gira, appoggia il tabellone, sbaglia. Poi nella lotta a rimbalzo rischia di commettere fallo, la palla è comunque per Crema. Montanari che riparte. Montanari riporta avanti Crema, con Desio che ha sciupato l'occasione per impattare la partita. Norcino da Enie, ancora per Montanari. Montanari contro la difesa di Perez, porta il blocco Pedazzani, si arresta, cercato Pedazzani, finta di Pedazzani che poi sbaglia la conclusione. Perez corre il campo in contropiede, mentre sul cubo dei cambi si alza da 3 Perez! Sorpasso Desio 17-16, mentre dicevo sul cubo dei cambi pronto a tornare Capitan Fiorito dopo un mese di assenza per un infortunio fastidioso al pollice della mano destra. Busetto non tocca Montanari che in virata cade, l'arbitro abruzzese a bocca regala un fallo a Crema ed è il secondo fallo di squadra, il secondo fallo personale di Busetto, ed è tornato Capitan Fiorito. Terzo fallo di squadra, 2 minuti e 04 da giocare, Desio 17, palla canestro Crema 16. Mentre per coach Garelli c'è un cambio, pronto a far l'esordio nella partita, Luca Toniato. Esce Enie con due falli, Toniato nelle ultime due stagioni a Rimini, una guardia classe 98 che viaggia a 6 punti e 4 rimbalzi di media stagione. Montanari riceve palla contro Busetto, si butta dentro, arresto dalla media, il tiro è cortissimo, il rimbalzo è di Lenti che poi mette palla in mano a Busetto che chiama lo schema. Ultimi 2 minuti di questo primo quarto, riceve Giacomelli, Giacomelli va da Fiorito, Fiorito attende l'arrivo di Lenti, Lenti contro Pedrazzani, chiuso, rischia di perdere la palla, anzi la perde, e poi Norcino che spinge la transizione, Montanari, Toniato, si va da Pedrazzani, Pedrazzani contro Lenti, stoppato da Lenti che recupera un altro pallone, altro recupero di Desio. Mentre ci sarà un altro cambio per coach Garelli, vediamo ora Perez che gioca a due con Lenti, che viene fermato in maniera vistosa con un fallo da Pedrazzani mentre sta per andare a canestro. Due tiri liberi per il numero 16, per il numero 15 blu arancio. Pedrazzani esce con un problema alla schiena, esordio nella gara quindi per l'altro lungo Igor Biordi,
San Marinese classe 96 lo scorso anno a Catanzaro in Serie B. Due tiri liberi per Lenti. Avversario il primo. Desio si porta sul 18-16 ad un minuto circa dalla fine del primo quarto. Dentro anche il secondo. 3-3 quest'oggi per Lenti dalla lunetta. E più 3 per Desio. Mentre Norcino supera la metà campo. Coach Frates incita i suoi. Montanari sfrutta il blocco di Biordi appena entrato, rischia l'impressione di passi e poi trova lo stesso Biordi che appoggia al tabellone i suoi primi due punti di serata. 19-18 per Desio. Busetto supera la metà campo, aspetta l'uscita di Perez, autore di una tripla dalla distanza siderale in precedenza. Vediamo se si ripeterà. Perez step back, si alza ancora la 3, questa volta è solo Ferro, rimbalzo di Lenti, Fiorito decide di attaccare il Ferro e fa bene, subisce fallo il capitano, andrà in lunetta con due tiri liberi. Vediamo se il capitano manterrà perfetta la media della lunetta quest'oggi. Per ora il primo c'è, 4-4. Dentro anche il secondo. Desio torna più 3, mentre entra Beretta, classe 99, che sta facendo davvero una grande stagione ed esce a prendersi minuti di pausa a Busetto. Ultimo possesso per Crema con la palla nelle mani di Norcino. 18 secondi alla fine. Commette fallo Perez cercando il pallone. È soltanto il quarto di squadra per Desio e il primo per Perez. Quindi non tireranno dalla lunetta gli ospiti. Rimessa per Norcino. Cerca e trova Montanari. 10 secondi, decide di giocarsela da solo contro Beretta, attacca, lo lasciano. È arrivato troppo facilmente al canestro. Fallo di Beretta appena entrato, che se l'era perso. Due liberi per Montanari e poi 5 secondi per l'ultimo possesso di Desio. Dentro il primo. Per il play classe 92 che ne ha a disposizione un altro. Dentro anche il secondo, 5 secondi per Desio per chiudere il quarto. Perez. Perez da, perde palla, attenzione che Norcino tira da casa sua. Desio chiude avanti 21-20 il primo quarto. Desio che è partita con la rimanenza partita col giusto appiglio. Partita che per ora è pari, andiamo a vedere le statistiche. Lenti e Perez a quota 7 sono i migliori marcatori per Desio. Per gli ospiti Norcino e Montanari a quota 5 sono i migliori marcatori. Ricordiamo che si gioca tutti oggi alle ore 18 perché è l'ultima giornata del girone d'andata. E quindi alla per le prime due di ogni girone. Alla fine del girone d'andata, le prime due per ogni girone saranno qualificate alla finale di Coppa Italia. Andiamo a vedere quello che succede sugli altri campi, con Lugo avanti 30-28 a Vicenza, Olginate sotto in casa contro Milano 17-20, Bernareggio avanti 27-15 su Faenza, Cesena avanti 20-16 su Padova, San Vendemiano vince 15-11 contro Ozzano, Orzi Nuovi 17-6 contro Cremona. Lecco e Reggio Emilia giocheranno alle ore 19, partita che è ininfluente per la qualificazione alla Coppa Italia. A risentirci a breve per il secondo quarto. Tanto voi che...
Tutto pronto per il secondo quarto di gioco, palla a Crema, vediamo i quintetti. Crema che riparte con Legnini, Biordi, Montanari, Toniato e Norcino. Desio riparte con Perez, Brown, Fiorito, Beretta, scusate, Perez, Beretta, Lenti, Giacomelli e Fiorito. Crema gestisce il primo pallone del quarto, palla dentro per Biordi. Un po' di confusione, poi la palla viene recuperata da Desio con Beretta che gestisce il pallone. Perez riceve Giacomelli, Giacomelli va da Lenti, fuori ancora per Perez, Perez che si butta dentro, scarica fuori, Fiorito da tre punti, il ritorno del capitano, triple di Simone Fiorito, Desio più 4, 24-20, 9-15 da giocare in questo secondo quarto. Montanari contro Beretta, viene a prendere palla Toniato, scusate, Legnini, si alza Biordi da 3, conclusione che rompa, ma il rimbalzo è di Toniato, Toniato va dentro da Biordi, Biordi contro Lenti, Lenti difende commettendo fallo, fortunatamente Biordi non trova il fondo della retina, ma il lungo sammarinese, classe 96, ex compagno di Daniel Perez a Rimini 7 stagioni fa, andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Vediamo se riuscirà a portare i suoi ad un solo possesso di distanza. Sbaglia il primo. Ne avrà comunque a disposizione un altro per regalare il meno 3 alla pallacanestro Crema. È così, lo manda a bersaglio. 24-21. Perez, che quest'oggi, come già detto in precedenza, sfoggia un nuovo look. Va dritto al canestro, appoggia al tabellone. Due punti veloci che portano Desio sul più 5, massimo vantaggio di serata. Montanari va da Legnini, Norcino lasciato liberissimo da 3, può colpire per il meno 2 ospite, aveva troppo spazio, ha potuto colpire andando a bersaglio il tiro dalla lunga distanza. Poi Giacomelli per Lenti che può attaccare il ferro, subisce il fallo di Toniato. È il secondo per il numero 6 e il primo di squadra. Entra intanto Busetto, va a prendersi minuti di pausa Perez, che non era ancora uscito. Esce anche Montanari dall'altra parte ed entra Gianni Noni, play classe 99, che viaggia a 4 punti e mezzo di media in questa stagione. 2 liberi per Lenti. A bersaglio anche questo. Desio non ha ancora sbagliato dalla lunetta. Dentro anche questo. 28-24. Più 4 Desio, riparte Crema. Gianni Noni, play classe 99 di scuola Virtus Bologna, gestisce il primo pallone della sua partita. Norcino guarda per un attimo il canestro, poi passa dietro al blocco. Della seconda tripla uguale. Non la prende bene Frates, perché Norcino è già la seconda, è già la terza tripla di serata che mette, tutte uguali, passa dietro al blocco e mette la tripla. Meno uno, Giacomelli prova a rispondere dall'arco, conclusione che non va, lotta a rimbalzo che premia Desio, si arrabbia Frates con Busetto per la situazione in fase difensiva precedente che è costata la tripla del numero 0 ospite. Extra possesso per Desio dunque, con Giacomelli che dà a Fiorito che viene a ricevere, gli rimette la palla in mano, altra tripla di Giacomelli, altra conclusione che non va, rimbalzo questa volta per Crema che corre il campo in contropiede e Toniato ne mette 2 per il 5-0, che vuol dire nuovo vantaggio Crema sul 28-29. Prova a tornare anche Brown, Busetto, palla fuori per Fiorito che va dentro,
da Lenti che sta lucrando un sacco di falli alla difesa. Secondo fallo di Biordi, credo. Mentre c'è un cambio per Desio, esce Giacomelli e torna Brown. Secondo fallo per Biordi. Secondo fallo anche di squadra per Crema, quindi ci sarà una rimessa in fase offensiva per Desio. Dal lato corto se ne incarica Simone Fiorito. Viene a prendere palla Brown. Brown contro Toniato, riceve in punta Giacomelli. Giacomelli. E poi c'è un altro fallo di Norcino questa volta. Protesta la panchina ospite. Terzo fallo di squadra nel quarto. Fiorito va da Lenti. Lenti mette palla in mano a Beretta. Beretta dentro da Busetto. Fuori per Brown. Pallone che gira sull'arco per Fiorito. Viene a prendere palla Busetto. 5 secondi. Adesso deve tirare. Conclusione difficile che non va. Rimbalzo di Gianinoni che poi mette la palla in mano a Legnini. Ancora Gianinoni che gestisce il possesso. Crema più uno, palla in mano. Norcino. Altra tripla di Norcino. Solo rete. Norcino che viaggia 4 su 5 da 3 questa sera. Crema vola più 4 ed è un time out obbligato per coach Frates. Andiamo a vedere le statistiche della partita con Lenti che grazie al 5 su 5 è liberi e ben 5 falli subiti è già arrivato a 9 punti segnati a cui aggiunge 2 rimbalzi. A 9 punti anche Daniel Perez con 3 assist. Per gli ospiti Norcino grazie alle 4 triple mandate a bersaglio è arrivato a quota 14 punti. La lotta a rimbalzo premia gli ospiti per 8 a 7, canestri assistiti 7 a 4 per gli ospiti. Sugli altri campi Milano conduce di 7 ad Olginate, Bernareggio avanti di 10 su Faenza, Padova avanti di 3 a Cesena, Desio vabbè sotto di 4 con Crema, San Vendemiano avanti di 6 su Ozzano, Orzi Nuovi 22-9 su Cremona, Lugo avanti di 2 a Vicenza, Lecco Reggio Emilia giocano alle 19 al Forum di Assago, Armani Gis Milano conduce 64 a 51 su Trento alla fine del terzo quarto. Ritornando qui al Palamonetto, la palla nelle mani di Busetto che cerca e trova Beretta. Aspetta l'uscita dei blocchi di Brown, la palla gli viene consegnata, poi Busetto ancora sull'arco, gioca due con Lenti, la palla gli ritorna, si prende un tiro, non riesce a mandarlo a bersaglio. Il rimbalzo è per Crema, che può ripartire con Gianninoni, subito da Legnini che si alza da tre. Non smuove nemmeno la retina, massimo vantaggio ospite sul 35-28. Gli ospiti stanno facendo molto male da tre, con delle ottime percentuali questa sera. Mentre è pronto a ritornare in campo Perez. Ed è proprio in sua assenza che è nato questo parziale ospite. Attacca Busetto, sbaglia, ritrova il rimbalzo, la palla è per Brown che si alza da tre, cortissima. Altro rimbalzo offensivo, palla fuori per Fiorito, con spazio il capitano, esce anche la sua. Lotta rimbalzo, la tocca Biordi, sarà un altro possesso per Desio, mentre esce Beretta e torna in campo Perez. Ma prima un time out chiamato da Crema e da Coach Garelli. Se non ricordo.
Esattamente, due triple, una del capitano, l'altra di Daniel Perez, per riportare il Desio a stretto contatto sul meno uno, quando dall'altra parte un canestro facile con l'aiuto del ferro di Legnini consente agli ospiti di tornare ad un possesso pieno di vantaggio. Ancora Perez, scarica da Lenti, Lenti in post basso ma fuori da Perez, poi porta un blocco a Perez, giocano a due, va Lenti, subisce un fallo da parte del numero 13 Legnini. Quarto di squadra, quando siamo a metà della seconda frazione, secondo fallo per il classe 96. Ha qualcosa da ridire Lenti, Frates, e c'è un primo richiamo per il coach desiano. Chiedeva forse il fallo antisportivo, ma non è stato ascoltato. Andrà comunque in lunetta per due liberi Lenti, questa sera perfetta dalla linea della carità. Dentro anche questo. Altro libero per il numero 15. E a bersaglio anche quest'altro. Raggiunge la doppia cifra Lenti. Mentre Gianni Noni è già dall'altra parte. La palla a Norcino. Finta la tripla. Bisogna stare attenti perché oggi le ha segnate praticamente tutte. Rimbalzo però è di Enier. Non si intende contoniato. Recupera il pallone Perez. Desio può costruire un'azione per il vantaggio. Perez si alza da tre. Tiro forse affrettato. La palla è per Fiorito. Busetto preferisce ragionare. Torna sui suoi passi. Va ancora dal capitano. 8 secondi. È lui ad alzarsi da tre. E a mandarla a bersaglio. Terza tripla di serata per il capitano. Desio raggiunge quota 39 punti, più 2 per i padroni di casa. Reazione di Desio che rimette la testa avanti, 3:27 da giocare, Norcino contro Busetto, palla in angolo per Enie ed è palla persa. Altro time out chiesto da coach Garelli, con l'Aurora che era sprofondata sotto di 7 lunghezze sul 35-28, parziale di 11-2 e ora si conduce 39-37. Perez con le sue due triple e Fiorito con le sue tre sono diventati i migliori marcatori, con Desio che ha già tre giocatori in doppia cifra, Lenti a quota 11 come Fiorito e Perez a quota 12. Siamo nuovamente i 60 eroi che ci stanno seguendo a sostenere questa diretta con un semplice like, che a noi farebbe tanto piacere. Si ritorna a giocare, pallone per Desio, ecco spiegato incremento di like, che conduce 39-37, 3:20 da giocare in questo secondo quarto. Busetto chiama lo schema, Fiorito, Lenti ribalta al lato, perde palla però era lì Gianni Noni aspettare, Norcino in transizione, chiuso bene, Enie va da Toniato, Toniato ancora per Norcino che chiede il blocco per provare la solita tripla, invece si butta dentro, si allacciano Busetto e Biordi che tira da casa sua, mattonata che quasi trova il fondo della rettina, rimbalzo di Desio con Busetto che riporta avanti la rima Desio. Va da Brown, poi da Capitan Fiorito, autore di tre triple che hanno concesso a Desio di ritornare in partita e anzi di essere pure avanti sul più due. Perez si arresta, alza la parabola, trova solo il primo ferro, il canestro respinge la sua conclusione. Norcino subito da Toniato, Gianni Noni, ancora dal numero 6 che decide di attaccare Brown e appoggiare al tabellone, un canestro un po' fortuito. Però
gli ospiti impattano sul 39 pari. A due minuti in questo preciso istante alla fine della seconda frazione. Gara in perfetto equilibrio. Brown, 10 secondi per chiudere l'azione. Va da Alenti, che decide di attaccare contro Biordi. Viene stoppato. Ma l'ultimo tocco del classe 96 di Desio. E quindi il pallone sarà per gli ospiti. Mentre esce Norcino, top scorer per Crema, a quota 14. Torna in campo Montanari, miglior realizzatore, come abbiamo già detto già in precedenza, di Crema nell'arco dell'intera stagione. Toniato da Ignè, Montanari, ancora da Toniato, Biordi sotto da Ignè, che fa valere il fisico, sportellata a Lenti, e altri due punti per gli ospiti, che tornano in vantaggio ad un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo. Poi le squadre andranno negli spogliatoi, intanto Perez, subito un canestro veloce per rimpattare la gara sul 41 pari. Gianninone è già dall'altra parte. Ignè in punta, Busetto difende forte su Montanari, che riceve palla, poi si butta dentro. Montanari lamenta non so cosa, fallo di Busetto. Montanari voleva due tiri liberi che non stanno né in cielo né in terra. Rimessa dal lato lungo per Crema, esce Busetto e torna Beretta, ed esce Lenti, che si va a prendere qualche minuto di riposo, e rientra Brown. Rimessa in zona d'attacco per Crema quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Parità, quota 41, altro cambio per Coach Garelli, che nel 2009 in Lega 2 sulla panchina di Vigevano è stato votato coach dell'anno. E si va a prendere qualche minuto di riposo Biordi, e rientra Legnini, appunto. Gianninoni va da Montanari, Montanari contro Beretta. Desio ha ancora due falli da spendere, Beretta lo spreca subito, passati troppi pochi secondi. Secondo fallo di Beretta. Ancora Gianninoni, va ancora da Montanari. Montanari manda la palla a difesa. E altra sciocchezza di Beretta, che spreca il suo terzo fallo in pochi minuti, in pochi secondi. Due liberi per Montanari. Montanari, che questa sera della Lunetta ha fatto percorso netto, non ha ancora canestri dal campo, ma 5 su 5 ai liberi, dentro il primo tiro libero. Montanari, che è giocatore che ha credibilità in questo campionato, visto che ha già subito 7 falli dagli arbitri. 2 su 2 di Montanari, 4-3, 4-1 Crema. Time out, coach Frates. Noi facciamo un giro sugli altri campi per vedere quello che accade nel girone B, con Lugo che all'intervallo è sotto di 6 a Vicenza, Milano avanti 3-1, 3-0 a Dolginate, Bernareggio avanti di 2 su Faenza, Padova conduce di 5 su Cesena, San Vendemiano avanti di 5 su Ozzano, Orzinuovi avanti 36-20 su Cremona. Lecco Reggio Emilia inizieranno tra una ventina di minuti. Secondi alla fine del secondo quarto, palla in mano a Desio, sotto di 2. Beretta a portare sul pallone, supera la metà campo, aspetta l'uscita di Perez, che gli restituisce il pallone, poi se lo riprende. Perez contro Gianninoni, attacca,
forse c'era fallo sul numero 4, può ripartire Toniato in contropiedi, però era già fuori dal campo quando ha scagliato il pallone contro Giacomelli, secondo il due arbitrale, e quindi la palla è per Desio, che con 35 secondi, brutto pallone perso, due punti regalati a Toniato. Giacomelli si dimentica il passaggio di Beretta. Dall'altra parte Perez, ancora contro il numero 9 Gianni Noni, palleggio reiterato, poi si alza la 3, tripa storta, il pallone finisce sopra il canestro, palla persa. 11 secondi, quindi immaginiamo che l'ultimo possesso del quarto sarà di Crema, con Desio sotto di 4, Gianni Montanari immarcabile, segna altri due punti, 41-47, a risentirci dopo la pausa lunga. Rieccoci dal Palamoretto di Desio, dove siamo nell'intervallo della sfida tra la pallacanestro Aurora Desio Rima Desio contro la pallacanestro Crema, sfida valevole per la 15ª giornata, ultima del girone d'andata del campionato nazionale di Serie B All Wild West, girone B. All'intervallo gli ospiti conducono 4-7-4-1. Ricordiamo che è una sfida con in palio punti pesantissimi per la lotta a salvezza, perché entrambe le squadre sono a quota 6 punti in fondo alla classifica, con 3 vittorie e 11 sconfitte. Desio che sta provando a cambiare molto, in settimana dopo la partita di Lugo se n'è andato anche Valentini dopo Villa, Valentini che si è accasato a Caserta. Desio che è partita bene, ha avuto un buon atteggiamento per buona parte dei primi 20 minuti, purtroppo ha pasticciato nella fase finale del secondo quarto con delle banali palle perse che hanno messo questo gap di differenza. Il miglior marcatore della partita per Desio è Perez a quota 14 punti, a cui aggiunge anche 4 assist. Per gli ospiti la voce grossa l'ha fatta Norcino, che nella fase centrale del primo tempo, con una serie di triple pazzesche, ha dato addirittura 7 punti di vantaggio ai suoi, ed è a quota 14 il miglior marcatore della gara per quanto riguarda Crema, ricordando che l'incontro è diretto dai signori Fulpio Grappasonno di Lanciano e Simone Sette Panella di Roseto degli Abruzzi. Vediamo i quintetti con la palla che sarà di Desio. Desio che parte con Perez, Busetto, Giacomelli, Fiorito e Lenti. Risponde coach Garelli con Montanari, Norcino, Pedrazzani, Enie e il numero 13 Legnini. A te la parola, Luca. Dobbiamo partire forti per cercare di ricucire subito l'inizio di questo terzo quarto. Ci prova Busetto, che porta avanti la manovra di Desio, palla subito a Giacomelli, consegnato per Perez, gioca due con Lenti, mette sul pallone, si appoggia al ferro e Desio trova subito due punti per il 43-47. Montanari, che è stato pressoché immarcabile nel primo tempo, la cede a Inie, step back con spazio, tiro che è un cross praticamente, arriva direttamente nelle mani di Busetto, che supera la metà campo e la cede a Perez, che gioca due ancora con Lenti, non controlla benissimo il pallone, va fuori da Giacomelli, ancora dal Domenicano, Perez a spazio, si alza da 3, è il primo ferro a dirgli di no, tripla un po' forzata, ma ci ha abituato anche a canestri dall'alto coefficiente di difficoltà Perez. Montanari già dall'altra parte, attacca ancora, appoggia al tabellone, altri due punti, tutti i canestri in fotocopia, praticamente non lo riesce a contenere nessuno tra Busetto e Peretta. Pensate che in due hanno già commesso 5 falli nel tentativo di fermare il numero 32 ospite. Ora Fiorito ancora con Lenti, dentro Lenti, subisce forse fallo, non è così per l'arbitro,
Adesso sì, segna anche Andrea Lunetta con il tiro libero supplementare. C'erano diversi contatti anche su Lenti, Cosgarelli va a protestare con l'arbitro, l'arbitro che va a richiamare Capitan Montanari, chiede un po' di calma. Vediamo che l'arbitro si va a spiegare con il coach ospite che reclamava una palla persa in attacco. Lenti dalla lunetta per riportare a un possesso pieno di distanza i suoi. Dentro il libero del Livornese che in lunetta per ora fa percorso netto, 8 su 8. Meno 3 Desio, palla in mano Crema con Norcino che va da Pedrazzani, Pedrazzani contro Lenti. Chiuso, pallone che arriva a Norcino, conclusione che non va, la lotta a rimbalzo la vince Desio con Pedrazzani che tocca per ultimo, era andato per le terre Enie, c'è da asciugare il parquet e Desio potrà gestire il pallone per impattare la partita. Si prova a far sentire anche la brigata arancio-blu, pubblico che a dir la verità non è moltissimo questa sera qui al Palamoretto. Perez si arresta da due, tiro morbidissimo, accolto dal canestro, meno uno Desio. Parziale di 5-0 che ha permesso a Desio di tornare ad un solo punto di distanza. La palla è nelle mani di Legnini che batte sul palleggio Giacomelli, costretto a contrastarlo commettendo il suo secondo fallo di serata, primo fallo di squadra per i padroni di casa. È lo stesso Legnini ad incaricarsi della rimessa. Trova Enie che va da Montanari. Montanari con grande agilità ancora va a canestro e appoggia al tabellone altri due punti, in doppia cifra anche lui. Fiorito si alza da tre, il capitano tripla un po' storta, possesso per Crema con Montanari che però questa volta rischia di perdere il pallone. Non è così, contrasto tra Pedrazzani e Busetto, si fa male il numero 76, sbaglia Montanari, poi è già dall'altra parte Perez con un semigancio morbidissimo che non trova però la via del canestro, può ripartire Crema con il numero 32. Siamo già dall'altra parte, Norcino riceve a Ricciolo, va da Pedrazzani che tira su un pallone, Pedrazzani che ha degli evidenti problemi fisici, zoppica, non si ferma il gioco, non riesce a effettuare il cambio Garelli, ma Biordi è pronto sul cubo dei cambi. Lenti dentro, fuori per Busetto che si alza da tre punti e Paolo purtroppo non buca la retina e si rimane su tre per Crema. Pallone per Norcino, Montanari si butta dentro, fuori per Pedrazzani, tiro dalla media, conclusione lunga, Lenti toglie la palla dalle mani di Perez, Norcino incastra lì il pallone, Desio viene graziata e Frate spredica calma con Busetto che gestisce il possesso. Riceve Giacomelli, si va da Fiorito, 10 secondi, Desio non ha ancora costruito nulla, Lenti viene a portare il blocco, Fiorito penetra e scarica per Giacomelli che si alza da 3! Tripla del principe, parità 4-51, 5-36 da giocare, coach Garelli oltre a Biordi è pronto a far tornare Toniato. Montanari, Norcino, ancora Montanari contro Busetto, abbassa la testa, l'arbitro a bocca, terzo fallo di Paolo. Ne ha tre però anche Beretta, quindi vediamo se coach Frates decide di mandarlo in campo, è così. Uscirà proprio il numero 8 blu arancio.
mentre per Crema è uscito Pedrazzani, che aveva accusato il colpo precedente con Busetto. È entrato Biordi ed è uscito anche il numero 13 Legnini per lasciare spazio a Toniato. Rimessa per Crema, si ricarica proprio al neo entrato Badaini, che si alza da 3, ferro tabella, rimbalzo di Perez ed Esio può ripartire per tornare avanti nel match. Gioca a due con Lenti, che appoggia al tabellone, altri due punti, raggiungendo quota 18, grandissima prestazione del livornese. Norcino sotto Dainier, la palla rimbalza e vola per qualche istante prima che finisca nelle mani di Fiorito, ancora da Lenti, e altri due punti. Quota 20 per lui questa sera. Time out per Coccarelli. Desio vola 5-5-5-1, parziale del quarto 14-4 per Desio. Si prova a scaldare la brigata blu-arancio. Lenti è arrivata a quota 18 con 7 falli subiti e 6 rimbalzi. Giacomelli è arrivato a quota 6 con la tripla, Perez è a quota 16 con 7 assist. Per gli ospiti il miglior marcatore è sempre Norcina a quota 14, ma Montanari in questo quarto ha messo fieno in cascina ed è arrivato a quota 13. Andiamo a vedere cosa succede sugli altri campi. Con Vicenza avanti di 5 su Lugo, Olginate sotto di 4 in casa contro Urania, Bernareggio avanti di 1 con Faenza, Cesena sorpassa e conduce di 4 su Padova, Samen Demiano avanti di 15 con Ozzano, Orsi Nuovi avanti di 30 su Cremona, prossima avversaria di Desio qui al Palamoretto domenica prossima. Mentre Lecco Reggio Emilia appena cominciata e Lecco conduce 3-0. Rimessa per Toniato, che la consegna nelle mani di Montanari, supera la metà campo, va da Inier e Inier da Norcino, che ha pensato per qualche istante ad un'altra conclusione dalla lunga distanza, poi decide di andare al numero 6, Montanari contro Beretta, Perez ancora da Montanari, si alza la 3, tiro no sense, il rimbalzo difensivo è di Perez, che decide di rallentare, poi va da Fiorito che ha spazio, si alza da 3, il capitano, il ferro respinge, una buona conclusione, Montanari, Dainier che gioca contro Giacomelli, sotto segue il taglio di Biordi che però sbaglia, controlla Giacomelli, palla per Perez, aveva pensato ad un lancio lungo verso Fiorito, Frates gli ha consigliato di giocare con calma e viene fischiato un fallo a Montanari nell'uscita per prendersi la palla di Perez. Ed è solo il primo fallo di serata, mentre è pronto a tornare in campo Brown e lo fa al posto del capitano, che riceve gli applausi del Palamoretto. Grande ritorno per Simone Fiorito a quota 11 punti. Lenti va da Beretta, Beretta aspetta Perez, Perez potrebbe alzarsi da 3 e lo fa, tiro lunghissimo che non trova neanche il ferro e può ripartire Crema con Montanari. Riceve Norcino, spara la tripla in faccia a Brown, il ferro la respinge, Desio deve assolutamente approfittare di questa rottura prolungata in fase offensiva da parte di Crema per provare a mettere un vantaggio, mettere fieno in cascina. Palla per Perez, Giacomelli porta il blocco Lenti, Lenti che poi va fuori da Brown, Brown ancora dentro da Lenti, forse fallo, più falli, tre falli su Lenti non fischiati dai due arbitri abruzzesi, contropiede e se c'è una giustizia divina Enie perde palla ed è giusto così. Brown va
diretta. Chiede calma Cosfrates, siamo entrati negli ultimi tre minuti di questo terzo quarto. 5-5-5-1 per Desio. Perez, palla per Lenti che si butta dentro, fallo di Montanari che non so cosa abbia da protestare, sempre molto appariscente nei suoi atteggiamenti Montanari, sempre al limite del fallo tecnico, secondo fallo per lui. Si incarica la rimessa Giacomelli, Desio che mantiene i 4 punti di vantaggio nonostante non segni da ormai un paio di minuti abbondanti. Esce Enie e torna Legnini. Giacomelli viene a prendere palla Brown che tira uscendo dai blocchi, tiro morbidissimo, è il tiro di Xavier e Desio va a più 6 sul 5-7-5-1, se non ricordo male è il massimo vantaggio di serata per la Rima Desio. Legnini da 3 prova subito a rispondere, altra conclusione che non va, lotta a rimbalzo che premia ancora Desio. Si è incagliato l'attacco di Crema in questo terzo quarto, solamente 4 punti segnati nei primi 8 minuti. Perez supera la metà campo in palleggio, riceve palla Brown, si va da Giacomelli, Giacomelli rischia di perdere palla, anzi la perde, contropiede di Crema, troppo spazio per Montanari da 3 che punisce, meno 3 Crema. Palleggio insistito in precedenza di Giacomelli che è finito col perdere il pallone e regalare questo contropiede con 3 punti per Montanari. Dall'altra parte è Lenti a trovare un altro fallo e a segnare di conseguenza, andrà in lunetta per un altro tiro libero, prestazione monumentale questa sera. Già 22 punti a referto, sta trascinando Desio a questo più 6 momentaneo, potrebbe diventare un più 7 a breve. Ed è così, 100% anche dalla lunetta per lui, 23 punti. Norcino contro Perez, va da Montanari ancora con spazio da 3. Altra tripla del numero 32, 2 di fila e Crema torna a meno 4 smuovendo il tabellone. Perez da Brown che si alza a sua volta da 3. Brown, che canestro di Brown, più 7 nuovamente per Desio. Ancora Montanari prova a rispondergli, questa volta sbaglia, rimbalzo ritognato che segna 2 punti e riparte più 5 Desio. 45 secondi per chiudere il quarto, Perez gioca col cronometro, 15 secondi, palla dentro per Lenti che subisce un altro fallo, gli arbitri non fiscano, io veramente sarò di parte, ma il fallo sembrava netto. Norcino fuori per Biordi che guarda il ferro, tripla che non va, rimbalzo di Perez, ultimo tiro del quarto, bisogna ragionare, non bisogna forzare. Brown dalla media, conclusione che non va, Montanari stoppato, Desio non riesce a mantenere il possesso, sta succedendo di tutto. Norcino si butta dentro, niente, Peretta sulla sirena, conclusione che non va. Chiude avanti Desio di 5 punti. È successo un po' di tutto in questo ultimo quarto. Bagar, ma Desio avanti 6-3-5-8 e sarebbero 2 punti importantissimi sull'economia non solo della gara ma di tutto il campionato di Desio. Andiamo a vedere cosa succede sugli altri campi. Al 30esimo Vicenza Lugo 6-5-5-9, Olginate Milano 50 pari, Bernareggio Faenza 6-1-5-6, Cesena Padova 6-4-5-1, San Vendemiano Ozzano 5-7-4-2, Orzi Nuovi Cremona 6-1-3-2. Lenti che è arrivato a quota 23 punti,
con un 7 su 11 da 2 e un 9 su 9 ai liberi, a cui aggiunge 6 assist e 9 falli subiti. È il miglior marcatore di Desio, Montanari, che ha segnato praticamente quasi tutti i punti del quarto dei suoi, è arrivato a quota 18. Con Norcino che è ancora fermo ai 14 punti del secondo quarto. Parziale del terzo quarto, 22 a 11 per Desio. Si ritorna a giocare, palla è di Crema, vediamo i quintetti. Desio parte con Perez, Beretta, Giacomelli, Brown e Lenti. Crema risponde con Montanari, Norcino, Legnini, Egnè e Toniato. È proprio Montanari, classe 92, che è pronto per la rimessa in gioco. Norcino contro Perez, viene a prendere palla Legnini da dietro l'arco, palla in mano a Montanari. Montanari che penetra e scarica, Legnini si butta dentro, viene fischiato un fallo a Lenti, che però quando viene picchiato dall'altra parte non subisce lo stesso trattamento da parte degli arbitri. Due liberi per Legnini. Il primo è corto e viene sputato dal ferro. Il secondo è dentro, torna a meno 4 Crema con Beretta che gestisce il possesso di Desio con 4 lunghezze di vantaggio. Riceve palla Giacomelli, prova a alzare l'intensità difensiva ora Crema. Perez ribalta al lato per Beretta che si alza da 3, la conclusione non va, il rimbalzo è di Egnè che mette palla in mano a Montanari che spinge la transizione. Legnini stoppato da Lenti che poi è sfortunato perché il pallone tocca la struttura e quindi Desio non riesce a recuperare il pallone. Stoppatura di Lenti che ha fermato l'ascesa di Legnini. La rimessa è comunque per Crema. Toniato fuori da Legnini e si alza da 3. È un cross. Il palla a rimbalzo di Egnè su Lenti. La palla sarà per Desio. Un fallo per squadra in 50 secondi scarsi di gioco. Beretta porta sul pallone. Ferma il palleggio, va da Giacomelli, pallone sporcato che comunque arriva nelle mani del numero 3, Lenti, Perez, si alza Perez, parabola morbida, il ferro lo respinge, il rimbalzo è di Lenti e l'ultimo tocco è di Egnè. La palla sarà per Desio con 14 secondi rimasti sul cronometro. Possesso importante, esce Brown a prendersi il pallone, finta al tiro, va fuori da Beretta, in punta. Attacca Beretta, appoggia il tabellone, sbaglia, rimbalzo c'è Lenti che va su e trova un altro fallo. È l'11° fallo subito questa sera. Ormai non ci sono più le parole per descrivere questa prestazione del classe 96 che va in lunetta con altri due liberi. Dentro anche questo. 24 punti per il numero 15 che ha a disposizione un altro libero, questo lo sbaglia, va a rovinare la percentuale perfetta del 100% della lunetta. Dall'altra parte Legnini consegnato a Norcino che gli restituisce il pallone, consegnato anche per Montanari che attacca, va sotto da Toniato, 5 secondi. Toniato si costruisce un bel canestro sotto il ferro.
La palla è per Beretta e Desio può ripartire. Più tre palle in mano per la Rima Desio, con Beretta che gestisce contro la pressione di Norcino. Si va da Perez, viene a prendere palla probabilmente Giacomelli, prova a uscire dai blocchi. Perez con una magia manda al bar la difesa. Che canestro di Daniel, croce e delizia di questa Aurora Desio. Rischia la palla persa Legnini, Norcino riesce a mantenere il pallone, Egnè dall'arco torna Norcino che si alza da tre punti. Altra conclusione sfruttata dal ferro, Tognato con una giocata trova il fondo della retina e un fallo di Lenti, terzo fallo per Lenti, con Crema che può tornare a meno due. Segna il libero, meno due Crema, Desio palla in mano, Perez chiama lo schema, Frates, 7.35 da giocare. Giacomelli penetra e scarica, Perez si butta ancora dentro, ne trova altri due, più nuovo più 4 per Desio, con Perez che arriva a quota 20 punti. Montanari riceve palla a Legnini, ribalta al lato, va da Tognato, ancora Montanari in punta, dentro per Egnè, triangolo per Tognato che si alza da tre, tripla pesantissima, e con Crema che sta trovando buone soluzioni in fase offensiva e torna a meno uno. Perez supera in palleggio la metà campo. Gioca a due con Lenti, ma perde una palla, contropiede Tognato, palla recuperata quasi da Giacomelli, mentre c'è un cambio, esce Beretta e torna Busetto. Si è riavvicinata Crema grazie ad un mini parziale tutto firmato Tognato. Pallone fuori per Norcino, va dal numero 6, è libero Legnini, sbaglia per fortuna la tripla, il rimbalzo però è ancora di Tognato. Montanari attacca Perez, va da Egnè e si appoggia al tabellone e con un po' di fortuna regala agli ospiti il vantaggio sul 69-68 quando mancano 6 minuti alla fine di questa partita. Alla fine delle ostilità tra queste due squadre, appaiata a quota 6 in fondo alla classifica, si alza Brown! Canestro fondamentale per ridar vita alla manovra offensiva dei padroni di casa, che erano un po' fermi negli ultimi minuti. Montanari, va da Legnini, Norcino ancora da Legnini, si alza la 3, sbaglia. Il rimbalzo è ancora di Tognato, la palla è sotto per Egnè e segna. Tognato sta prendendo rimbalzi in attacco su altri rimbalzi in attacco. Busetto per Lenti, decide di attaccare Lenti, non è un'ottima idea. Perez decide di alzarsi invece da casa sua, sbaglia, rimbalzo di Busetto, extra possesso per Desio. Vuole giocare con calma Perez. Desio è sotto di uno. Perez scarica da Giacomelli che si alza la 3. Tripla stortissima. Rimbalzo di Tognato e può ripartire con Montanari Crema. Più uno palla in mano per Crema. Quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara, riceve palla Egnè contro Busetto, sfonda Egnè. Quarto fallo di Egnè, si arrabbia Montanari. Mentre c'è il time out chiamato da coach Frates, che ha visto l'attacco blu-arancio un po' fermo in questi primi 5 minuti del quarto finale. Bisogna vincere, bisogna vincere.
Andiamo a vedere le statistiche. Lenti 24 punti e 8 rimbalzi con 11 falli subiti. Perez a quota 20 con 5 rimbalzi e 8 assist. Per Crema il miglior marcatore è Montanari a quota 18. Ritorna a giocare con Desio che gestisce il pallone sotto di uno. Busetto per Perez. Riceve palla Busetto. 4:42 a giocare. Rima Desio 70, Crema 71. È tornato Capitan Fiorito. Brown gioca due con Lenti, che poi scarica Busetto da tre, altra conclusione che non va, Brown non riesce a strappare il rimbalzo, Norcino, sciocchezza di Busetto che va a spendere il fallo, quarto fallo per lui. Montanari va da Norcino, Montanari da tre, altra conclusione che non va, graziata ancora Desio che avrà quindi un'altra occasione per rimettere la testa davanti. Perez Busetto, un po' fermo l'attacco blu-arancio, viene a prendere palla Fiorito che prova a trovare spazio, poi va da Lenti, 7 secondi, Lenti contro Egnè che ha 4 falli, gli gira attorno, non va, non riesce neanche la correzione di Perez e Crema mantiene il punto di vantaggio di possesso palla. Montanari a 3 minuti e mezzo dalla fine con Crema avanti di 1, va da Norcino, Norcino si alza da 3, ha fatto male in precedenza, questa volta sbaglia, altra occasione per Desio. Brown da Perez che finta il tiro da 3, decide di attaccare, torna indietro, Brown gli restituisce il pallone, ancora da Fiorito. Fiorito in post contro Montanari, può far valere i centimetri, si appoggia al tabellone, sbaglia, non viene fischiato il fallo al capitano, può ripartire Montanari, pallone che inizia a farsi pesante, attacca Montanari, rischia di perdere il pallone, trova Inie, 7 secondi, attacca Inie, gran canestro per il numero 8, possesso pieno di vantaggio per Crema, 2 minuti e mezzo alla fine, iniziano a palesarsi i fantasmi delle ultime 8 giornate, speriamo che non sia così anche quest'oggi. Busetto attacca, gioca due con Lenti, 2 punti immediati e fondamentali per il numero 15 blu arancio, problemi con la stringa per Busetto, la riallaccia e si può riprendere a giocare quando mancano 2 minuti e 16. Entrambe le squadre hanno 3 falli. Norcino porta avanti i suoi. Va da Legnini. Legnini. Montanari. Scambia con Legnini. Forza un pallone per Cognato. Sotto da Legnini che non lo controlla. Non era un pallone facile. Scagliato con quella forza. E ora Desio ha un altro pallone per tornare avanti.
meno uno palle in mano, 7-2-7-3 per Desio. Fiorito, Perez rischia la palla persa, Perez la perde, anzi Montanari, Toniato attende l'arrivo di Montanari, quarto fallo di squadra per Desio. Time out chiamato da coach Garelli per disegnare qualcosa. Ringraziamo gli 85 persone in linea, in diretta, 86 in questo momento. Li invitiamo a mettere un like al nostro video. È saltata la connessione, non ho più le statistiche. Vediamo ora come usciranno le squadre del time out. 1 minuto e 36 da giocare, Rima Desio 72, palla canestro Crema 73. E mentre stiamo entrando nella fase più calda della partita, salutiamo su richiesta Terra, Berto, la Tecla e la Giuli che ci stanno ascoltando in quel di Cesano Maderno. Con Norcino che si incarica della rimessa con 17 secondi sul cronometro dei 24. Di Perez, altra occasione per rimettere la testa avanti da parte di Desio. Riceve palla Perez, tiro alla media, è cortissimo. E Montanari gestisce la palla quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Ultimo minuto, ultimi 60 secondi. Montanari gioca contro Lenti, trova Egnè. Facili per Crema, più tre, possesso pieno di vantaggio, è praticamente in campo il coach ospite che viene richiamato dal suo assistente. Fiorito cerca Perez, lo trova, 10 secondi, è necessaria una tripla, Perez ci pensa lui, non va, a rimbalzo lo attalenti, l'ultimo tocco è del numero 15. Secondi. Rimessa Toniato, trova il pallone. Viene fischiato fallo a Perez. Saranno due liberi perché Desio è in bonus. E si rischia di andare verso la nona sconfitta consecutiva.
la partita, se non è compromessa, ci siamo quasi, meno 5, 32 secondi da giocare. Serve un miracolo sportivo all'Aurora per non mettere in fila la nona sconfitta consecutiva. Busetto riceve palla a Fiorito che si alza da tre punti. È sprofondo blu arancio. Non trova nemmeno il ferro la tripla di Fiorito. Altra rimessa per Crema. In precedenza il tocco di Perez aveva mandato la palla fuori. Pressing alto di Desio. Recupera quasi palla Brown. Bisogna continuare così e poi sperare in due canestri da tre o almeno in una tripla, ma riceve palla Crema e Andrea Lunetta Norcino. Quinto fallo per Busetto, ritorna in campo Beretta. Ora bisogna stare attenti anche alla differenza punti per un eventuale ritorno, magari a pari punti in classifica. Non sbaglia Norcino, più 6. Dopo il secondo libro ci sarà un time out di coach Prates, non può esserci perché sbaglia e quindi Desio con Perez deve avanzare, deve alzarsi da 3. Non vale anche questa, finisce qua. Montanari porta a spasso un po' la difesa desiana, esulta la panchina cremasca. Da 2 non va, altro rimbalzo per Toniato. 2 secondi, chiede time out che Sprates. Riceve Brown che si alza e tira da 3. Finisce qua. Vince Crema 7-8-7-2. Desio è sempre più ultima in classifica. A risentirci alla prossima.